E scontro tra sindaci in Campania. Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, attacca il sindaco di Napoli De Magistris per non aver chiuso o limitato l'accesso al lungomare partenopeo nel fine settimana. Sono ancora gli assembramenti illegali a far discutere nella regione. Le immagini della folla a Napoli sono evidenti, come a Milano sui Navigli prima del lockdown. Tanto chiare che a Pozzuoli e Salerno il lungomare sono stati chiusi come suggeriva il governatore campano Vincenzo De Luca. Mastella è tagliente in un post su Facebook. Chiede a De Magistris di non fare calcoli elettorali, di chiudere quanto altri hanno chiuso e di assumersi le sue responsabilità, altrimenti le zone interne chiuderanno i loro ospedali a chi viene da Napoli. Per contrastare gli assembramenti, ad esempio, il sindaco di Pomigliano ha stabilito il coprifuoco per i minorenni dopo le 18, se non accompagnati da un adulto. Questo non è il momento di scherzare, che siamo in una situazione molto delicata con una curva dei contagi che sta crescendo e che sicuramente dobbiamo fare di tutto come amministrazione, ma soprattutto a partire dai cittadini stessi, per cercare di arginare questa situazione che ormai sta diventando terribile.